2 milioni certo assai utili per un primo aiuto alle popolazioni colpite, ma crediamo che questo sia solo il primo step. Abbiamo bisogno di ulteriori risorse dal governo centrale per il terremoto, commenta così Mario Bellotti la concessione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. Dal sindaco di Guglionesi inoltre l'auspicio che il perimetro dei comuni del cratere, beneficiari dei fondi, non sia allargato. È un sollievo, visto che abbiamo atteso 20 giorni per avere lo stato di emergenza. Abbiamo operato con l'ordinario, ma insomma, cioè, in una situazione di emergenza. Quindi quello che invece chiediamo è che questa emergenza sia circoscritta a ben precisi comuni che hanno subito effettivamente i danni dal terremoto e non venga eccessivamente allargata, di non commettere più gli errori del passato. I fondi appena stanziati, 2 milioni di euro, veramente sono insufficienti o possono coprire solo gli interventi effettuati fino adesso da parte della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. E il resto dovrà avvenire, penso, dopo la quantificazione effettiva e certificata dei danni subiti dalle strutture pubbliche come quelle private. Al momento sono 800 richieste di interventi, circa 200-250 le verifiche effettuate dalla Protezione Civile, ci sono per il momento 20 edifici sgomberati per un totale di circa 120 sfollati, però le verifiche vanno avanti. Quando è arrivato Borrelli, la riunione che hanno fatto i sindaci con il capo della Protezione Civile, e ho visto sindaci e amministratori di paesi veramente lontani, del Molise, dove dubito veramente, non so in che modo vogliono giustificare di aver subito dei danni da questo terremoto, per carità, non voglio insinuare nulla, però ritengo, ribadisco, mai più commettere gli errori del passato.